Allora, ringrazio Giovanni Prosperi e la professoressa Paolo per avermi chiamato a presentare questo libro. Vi ringrazio perché Donna Zaina Mangiotti, diciamo, è entrata un po' in maniera misteriosa nella mia vita, in quanto il giorno in cui fu assassinato, all'epoca io lavoravo in una piccola testata locale e fu chiamato a scrivere l'articolo su questo omicidio, e ricordo che non sapevo assolutamente nulla di Donna Zaina Mangiotti. Conoscevo altri missionari di Subiaco, con Giuseppe Ciucci, con Mancini, ma su Donna Zaina Mangiotti ero completamente proprio sprovvisto di informazioni. Quindi la scorciatoia era andare a chiedere a Donna Zaina Antonia, il quale si rivelò essere una persona innamorata di Nazareno Mangiotti e della sua opera, per cui mi intrattenne a lungo con tutte le informazioni necessarie. Poi, le poche informazioni che c'erano invece proprio sul fatto criminoso che aveva portato alla morte di Nazareno Mangiotti erano ancora vaghe e frammentarie, e quindi insomma l'articolo fu lacunoso dal punto di vista della cronaca, ma molto ricco dal punto di vista della ricostruzione dell'opera di Nazareno Mangiotti. E oggi quindi sono onorato di essere qui a presentare il libro di Giovanni Prosperi. Del libro bisogna dire che l'aspetto più prezioso è il fatto, appunto, come già ricordato l'autore, che ha potuto accedere a documenti completamente inediti, come appunto proprio il diario personale di Don Nazareno Mangiotti, che ha permesso a Giovanni di ricostruire il processo intimo e anche psicologico di Don Nazareno dal periodo del seminario fino praticamente ai giorni del martirio. Naturalmente il libro però non è esclusivamente il diario di Don Nazareno, è costruito in maniera letteraria, in modo da rendere anche piacevole la lettura a chi si accosti. E la struttura fondamentalmente è basata su due metà distinte e quasi contrapposte sotto certi punti di vista. Una prima metà del libro dedicata al periodo di Don Nazareno trascorso nel seminario di Subiaco, e la seconda metà, che parte dal 1971, la prima è dagli anni 50, dedicata al periodo vissuto invece in missione in Brasile. Manca una parte centrale dell'epoca della parrocchia romana, del suo ministero sacerdotale vissuto a Roma, che viene parzialmente ricostruita poi nella parte che riguarda il Brasile, per ricostruire praticamente quale fu il processo che portò Don Nazareno ad abbracciare la vita missionaria in Sud America. L'idea che mi ha dato a me personalmente il libro, costruito in questi due blocchi, sembra un paragone irriverente, ma in realtà poi non lo è affatto, è l'idea di un soldato che nella prima parte vive la vita dell'addestramento e nella seconda parte viene mandato al fronte. Proprio a me personalmente ha dato questa idea qui. La prima parte infatti è costruita tutta in un ambiente ricco di personaggi, un ambiente comunitario, proprio un ambiente monastico. Intorno a lui ci sono gli altri seminaristi, quelli che già abbiamo nominato e che abbiamo ricordato, c'è cioè il padre spirituale che è Don Girolamo, come diceva lui, ma ci sono anche personaggi laici che girano intorno al seminario e che contribuiscono alla formazione dei seminaristi, tipo per esempio il pittore William Condon, che contribuisce a sviluppare il senso artistico di Don Nazareno, del quale ricordiamo sempre, anche quella fu una cosa che mi mostrò per primo Don Nazareno a Podia, il crocifisso realizzato con i fili spinati che i soldati tedeschi avevano lasciato a Subiaco durante la seconda guerra mondiale. Tra l'altro quest'opera viene ricordata da Giovanni anche nel corso del libro. In questa dimensione di seminario si dà l'idea di un ambiente di comunità, un ambiente di protezione
dimensione, anche un po' chiuso, però nel quale si sviluppa l'anima di Don Nazareno e soprattutto si rivela qual è la sua vera vocazione. E c'è, attraverso appunto le pagine del diario che si viene ricostruito, si vede praticamente qual è il suo progresso nella vocazione. Da prima si approfondisce sempre di più la vocazione sacerdotale e a poco si arriva sempre di più alla scoperta quasi misteriosa di una vocazione al martirio, proprio detto esplicitamente sia da Don Nazareno nel proprio diario, ricordato poi da Giovanni nel suo libro. E la crescita nella vocazione corrisponde a un processo di approfondimento della crescita nell'umiltà. Cioè, si notano le tappe di Don Nazareno verso la scala dell'umiltà, e questo ricorda molto da vicino la regola di San Benedetto, nella quale sono indicate quali sono le tappe che il monaco deve svolgere per raggiungere la perfezione dell'umiltà. Da questo punto di vista si proprio sottolinea la cultura e la vocazione anche benedettina di Don Nazareno, che poi continuerà nell'opera missionaria in Sud America, specificamente insomma in Brasile. Dimensione monastica quasi del periodo del seminario per Don Nazareno però già non esclude la visione e una precisa consapevolezza delle cose del mondo. C'è già una consapevolezza proprio anche politica, e c'è già la consapevolezza di voler stare dalla parte degli ultimi e degli ultimi del mondo. Non soltanto quindi una chiusura proprio nella riflessione della preghiera, ma la determinazione, la disponibilità ad aprirsi al mondo, e in particolare ai poveri, in particolare agli ultimi. E l'idea anche qui che si evidenzia dal processo di crescita della consapevolezza cristiana da parte di Don Nazareno è praticamente una completa apertura e disponibilità a che Dio operi all'interno della propria anima. Cioè sembra che praticamente Don Nazareno sia quasi una figura passiva, tra virgolette, nella quale Dio opera ciò che desidera, e lui offre completamente la propria disponibilità, e questo appunto, come dicevo prima, nella crescita sempre più grande verso la perfezione dell'umiltà. Con l'ordinazione sacerdotale praticamente si conclude la prima parte del libro, e nella seconda parte siamo proiettati direttamente in Brasile. Quella che era nella prima parte una dimensione di comunità, quindi anche da un certo punto di vista rassicurante, perché insomma c'era tutta una serie di persone che contribuivano alla sua crescita, al suo sviluppo. In Brasile inizia subito in maniera piuttosto precisa, con proprio una dimensione di solitudine totale, uno spazio enorme davanti, la parrocchia che gli viene assegnata, quella di Jauru, e lui da solo che dovrebbe provvedere praticamente al benessere spirituale, ma anche possibilmente materiale, dei suoi parrocchiani, che sono praticamente una quantità di persone enorme su un territorio enorme. E qui, insomma, praticamente la prima cosa che si sente se parlo senza microfono, preferisco forse, se non qua stiamo continuamente accendendo i spiriti, e quello che praticamente si vede è il suo atteggiamento inizialmente quasi di scoramento di fronte a un lavoro che sembra travalicare le proprie capacità, le capacità di un uomo solo, ma anche qui completa fiducia verso Dio, verso la capacità di Dio di operare attraverso anche strumenti insufficienti, come ricorderà anche il Papa Benedetto XVI all'inizio del proprio pontificato. Don Nazareno inizia subito con l'idea dell'evangelizzazione dei propri parrocchiani, però si rende conto che le condizioni materiali della popolazione necessitano anche, contemporaneamente al processo di evangelizzazione, di un sostegno alle condizioni materiali della vita delle persone, perché la povertà è enorme, e quindi la prima cosa a cui si pensa è un ospedale per le persone che stanno male.
ospedale al quale seguirà la scuola che poi si trasformerà sempre per opera di Nazareno in seminario, e a poco quella che era inizialmente la solitudine di Don Nazareno si viene superata attraverso l'arricchimento della comunità, cioè la comunità inizia praticamente a partecipare alla vita della missione. Nel seminario iniziano a formarsi i sacerdoti che collaboreranno con Don Nazareno e porteranno avanti il sostegno delle parrocchie, e si creano ministri straordinari dell'Eucaristia, il tutto fondato su la preghiera e l'adorazione eucaristica, che sono i due elementi fondamentali sui quali Don Nazareno fonda tutta la propria missione, tutta la forza della propria missione. Naturalmente tutta questa rivoluzione e tutta questa missione non è esclusivamente ammantata di successo. Ci saranno momenti nei quali Don Nazareno vivrà un momento di oscurità, di oscuramento anche della fede, ma di questo probabilmente ne parleranno gli altri due relatori. E la cosa fondamentale è il mantenimento appunto della preghiera e il mantenimento dell'adorazione eucaristica. C'è un momento nel quale i contadini della propria parrocchia, della propria diocesi, si ribelleranno ai latifondisti, che li trattano in maniera e li mantengono in condizioni proprio penose, e a questa rivolta di contadini seguirà la repressione da parte della polizia brasiliana, con anche spargimento di sangue e morti. Don Nazareno naturalmente prende le parti dei poveri, ma in che modo vince la repressione della polizia e dello Stato brasiliano? Attraverso la consacrazione alla Madonna e attraverso la raccolta dei contadini e dei parrocchiani di Jaú nella chiesa, per giornate intere di preghiera. In quel modo praticamente si supera il momento della repressione e si va avanti. E in questo sta anche il fatto che va ricordato della totale lontananza di Don Nazareno Lanciotti dalla teologia della liberazione. Questa era una cosa che mi ricordo disse anche Don Giuseppe Ciucci durante l'omelia che fece nel corso della messa per il primo anniversario della morte di Don Nazareno Lanciotti. Ricordo benissimo che disse che l'opera di Don Nazareno era completamente improntata all'ora et labora benedettino riportato nel Sud America, e completamente distaccato dalla teologia della liberazione, la quale guarda al cristianesimo come un'ideologia, come a una sociologia creata per la liberazione appunto dei poveri e lo sviluppo dei poveri, ma sempre dimenticando probabilmente troppo l'aspetto della fede, l'aspetto per cui la teologia esiste, cioè per la salvezza delle anime e non certo per il benessere materiale delle persone. E le due parti del libro hanno avuto questa contrapposizione, ma hanno anche degli elementi di coerenza e di continuità l'una con l'altra, cioè dei fili rossi che attraversano tutta la vita di Don Nazareno. La prima è quella che ho ricordato già della cultura benedettina, che il seminario naturalmente stava al monastero di Santa Scolastica, e quindi era inevitabile che chi frequentasse il seminario avesse naturalmente contatto continuo con il mondo dei monaci. Sullo sfondo ci sta sempre la figura dell'abate Salvi, per esempio, che ritorna e che viene citato anche nel libro di Giovanni, e poi dopo lo si dà l'abate Pazzi. La seconda cosa è l'affidamento di Don Nazareno alla Madonna. La sua è una particolare devozione per la Madonna di Lourdes, mentre lui sta nel seminario di Subiaco. Quando andrà in Brasile invece sarà la Vergine del Pilar, diciamo il culto suo di riferimento. E questa devozione alla Madonna e completo affidamento alla Madonna sono un altro dei fili rossi. Non a caso
Nella prima parte del libro centrale è un pellegrinaggio che Don Nazareno svolge appunto proprio a Lourdes. Nella seconda parte invece del libro un altro pellegrinaggio fondamentale è quello che Don Nazareno fa a Medjugorje, di cui tra l'altro importerà il punto della Madonna di Medjugorje proprio anche in Brasile. E l'altro filo rosso è quello che poi porta alla conclusione del libro, è, come avevo ricordato poco fa, la vocazione al martirio, che misteriosamente, proprio come un presentimento, viene avvertito da Don Nazareno mentre si trova da seminarista a Santa Scolastica, e che poi si compirà, guardate caso, proprio l'11 febbraio, cioè quindi il giorno della Madonna in cui si celebra la Beata Vergine di Lourdes, e in Brasile, quando avviene l'episodio che già ha ricordato Giovanni nella sua introduzione. Anche se poi la morte di Don Nazareno avverrà 11 giorni più tardi, e cioè il libro si chiude dedicando esclusivamente l'ultima pagina proprio al martirio di Don Nazareno, perché si dedica più che altro a ricostruire qual è stata la, diciamo, la vicenda che ha portato verso quella direzione. Dicevo che nella seconda parte del libro è ricordata anche in parte la parabola del periodo romano di Don Nazareno nella parrocchia di San Giovanni di Sotomo, nella quale però lui si lamentava del fatto che i parrocchiani fondamentalmente non avessero bisogno di lui, perché il benessere materiale piuttosto diffuso che c'era per i parrocchiani in quella zona di Roma faceva sì che i parrocchiani frequentassero la chiesa esclusivamente la domenica, e invece lui voleva stare a contatto con i parrocchiani, e quindi la dimensione che lui prediligeva evidentemente era quella della missione, nella quale le persone avevano effettivamente bisogno di lui, nella quale uno poteva stare a contatto veramente con i suoi parrocchiani, e adesso sta ancora a contatto con i suoi parrocchiani, visto che è sepolto, diciamo, nella chiesa nella quale ha svolto tutta la propria missione, chiesa che peraltro ha fondato lui stesso, riprendendo la piccola chiesa che aveva trovato, e trovato per la presenza della San Francesco. E quindi adesso lascio la parola a Enrico, probabilmente ci parlerà di un altro filo rosso, che è quello del legame con la famiglia, che procede più tutta la vita di Don Nazareno.